Un saluto da Gerardo Paterna, ben trovati in questo nuovo video dedicato al blog gerardopaterna.com. Oggi sono a New York, sono con l'amico agente immobiliare Riccardo Ravasini. Ciao, ciao Riccardo, ciao, ciao, benissimo. Ciao. Che di recente da agente immobiliare indipendente è entrato nella grande famiglia Compass, che è un'azienda tecnologica di brokeraggio che punta sulla tecnologia, del quale si scrive molto, molto sentiamo parlare, ma oggi sentiamo direttamente da Riccardo, così chiediamo a lui di raccontarci cosa sta facendo Compass, com'è strutturata, qual è il suo modello di business e quindi capire quali sono i vantaggi sia per i clienti e sia per gli agenti immobiliari. Vai, certo. Riccardo. Gerardo, innanzitutto grazie mille per l'invito, sono molto contento di averti a New York, benvenuto. Grazie. Quindi parliamo di Compass. Cos'è Compass? È una startup ancora, perché ha 7 anni di vita, ed è un'azienda ovviamente di brokeraggio immobiliare che però parte ed è fondata su concetti un pochino più moderni, che sono appunto tutti i servizi tecnologici che sono oggi a disposizione, che prima non erano a disposizione del settore immobiliare, essendo il settore immobiliare un pochettino preistorico a questo riguardo. E quindi questa azienda ha pensato bene di creare degli strumenti che sono al passo con i tempi, quindi partendo da zero sono riusciti a creare una struttura, infrastruttura di servizi innanzitutto tecnologici a favore della gente e chiaramente poi di conseguenza anche a favore del cliente finale. Quindi hanno finalmente integrato una serie di servizi che prima non era possibile avere a livello tecnologico. Quali sono i vantaggi che tu hai riscontrato immediatamente da quando sei entrato in Compass? Guarda, sono entrato da poche settimane, quindi diciamo sto ancora scoprendo. Sei rodaggio. Sto ancora in rodaggio e sono ancora in fase di scoprire tutti questi favolosi vantaggi. Ma appunto in particolare, per esempio, ti posso dire che c'è uno strumento che permette di creare delle cartelle online, delle cosiddette collections, per appunto lavorare con chi sta cercando casa, per appunto salvare in un unico posto tutti gli appartamenti, tutte le proprietà, tutti gli investimenti, se si sta parlando di un investor in questo caso, e quindi collaborare, salvare e commentare sulle determinate proprietà in maniera molto funzionale e molto intuitiva. Okay. Quindi questo è per esempio una cosa molto interessante. Dall'altro punto di vista da citare è che Compass ha l'elemento tecnologico, inserisce anche l'elemento di marketing, una marketing agency proprio interna alla società di brokeraggio, cosa che diciamo prima non era presente. Ogni agente ha a disposizione un team di marketing interno, una persona e un team che poi aiuta il marketing manager per andare a creare delle strategie di marketing proprio selezionate e targetizzate alla determinata proprietà. Okay. Quindi diciamo una full service company a livello di marketing che appunto non era il caso in agenzie precedenti, dove la gente si deve un po' arrangiare a fare tutto e quindi magari perdere tempo su cose che non sono così importanti comunque relative al lavoro della gente. Ecco, dal punto di vista invece provvigionale, parliamo di soldi, quindi siamo sì. A New York, parliamo di soldi. Certo. Ecco. Come funziona? Che vantaggi hai così riscontrato rispetto all'essere 100% indie? Sì, no, beh, in realtà prima ero parte di un altro network. Eri in Keller? Sì, sì, okay, ero in Keller Williams, okay, quindi un modello un pochettino differente. È diverso, ma guarda, adesso ovviamente il vantaggio principale è essere preparato per andare a servire il cliente, soprattutto il cliente se vuoi di fascia alta con delle richieste di tipo di lusso e quindi servire quella tipologia di clienti. Quindi a livello provvigionale diciamo non è così flat come poteva essere Keller Williams, dove il modello è ok,
c'è un cap, dopodiché tieni il 100%, qui invece rimane una percentuale del guadagno della gente che va all'azienda. Però in buona sostanza, se vuoi, chiaramente l'azienda offrendo molto di più alla gente, è anche normale, è logico che alla fine, se vuoi, la gente spenda un po' di più nel ridare questa percentuale all'azienda. Ma tutto il vantaggio... Qual è il range che resta in tasca all'agente immobiliare? Tanto per farci un po' di cultura generale. Il range può essere dall'80 al 60%. 60%, ok. Perfetto. Più o meno. Sì. Ok. Ecco, ti faccio una domanda. Anche in Italia adesso stanno arrivando alcuni modelli di agenzia che puntano molto sul digitale, ma usano la leva del prezzo per conquistare tanti venditori. Quindi vendi casa con un po' alla Purple Bricks, che peraltro so essere insediata anche a New York dallo scorso aprile. Ecco, che tipo di concorrenza fa, diciamo, a sistemi di modelli di brokeraggio tradizionale, se quindi vogliamo? Ok, stiamo parlando di discount. Dicono magari esatto, utilizziamo una tariffa flat, quindi vendi casa con noi a $2,000. Faccio un esempio. Sì, questi modelli di varie aziende hanno proposto questa tipologia di modelli, sono presenti da direi decenni all'interno del settore immobiliare. Non è una novità quindi degli ultimi anni, ecco. Si sono riproposti magari in diverse salse, più capitalizzati, e devo dire che per il momento non hanno preso delle quote di mercato significanti, ma neanche siamo vicini a quote significanti, ma penso che alla fine la motivazione sia che la transazione immobiliare sia una transazione molto complessa, quindi alla fine il business model di Compass credo che sia quello corretto. Non credo che l'agente immobiliare possa sparire, almeno me lo auguro, nell'immediato, nei prossimi decenni, o spero magari mai, perché appunto stiamo parlando di transazioni molto complesse, dove la componente umana è molto importante, dove ci sono una serie di persone, di figure professionali che devono lavorare insieme per arrivare alla conclusione di una transazione. Quindi il modello paghi poco, fai da te e facciamo tutto con pochi soldi, alla fine non sta in piedi. Esatto. In cui si dice you get what you pay for, no? E quindi se uno sceglie di andare per quella strada, per carità, se un venditore vuole fare il lavoro dell'agente immobiliare, spendere un sacco di tempo e fare appunto quello, per carità, sono sicuro che alcuni siano riusciti a farlo. Dall'altro lato, se uno ha un venditore, ha una vita privata, una vita professionale dove non si vuole mettere a fare anche l'agente immobiliare full time, forse non è quello il modello corretto. Quindi diciamo Compass cos'è? È l'agente immobiliare empowered, quindi con tutte con i superpoteri. Con i superpoteri, esatto, okay. Grazie per la traduzione, sto diventando proprio il classico Italian American che non sa parlare l'italiano. Quindi con i superpoteri della tecnologia e del marketing integrato all'interno dell'agenzia immobiliare. Quindi credo che questo sia un modello vincente, difatti lo sta dimostrando con delle quote di mercato che stanno crescendo esponenzialmente. A memoria, quanti agenti raccoglie adesso? Stiamo parlando di migliaia di agenti, 11.000 o 12.000 in America, però stiamo parlando di agenti, diciamo, un po' scremati, Compass schillati, nel senso che Compass sta selezionando, insomma, gli agenti di qualità che possono produrre risultati importanti e cosa che Riccardo è un agente immobiliare di qualità, e lo dico per chi volesse
ma decidere di investire a New York, un mercato straordinario. Io sono stato qua 5 anni fa e devo dire che lo skyline è cambiato, ci sono gru ovunque. Stanno crescendo questi grattacieli stecco, sono sottili, altissimi, e quindi c'è grande fermento con questa città-stato. Cosa ci racconti un po' del mercato locale? Il mercato locale intanto è un mercato a favore del compratore, come appunto stai dicendo tu, sono gru dappertutto, esiste un eccesso di offerta, quindi a favore del compratore. Questo eccesso di offerta è cominciato direi 6-7 anni fa con il settore lusso, con queste gru che ti impediscono di vedere Central Park, sì, da Rockefeller Center, esatto, mentre prima riuscivi a vederlo, sì, come dicevi. E quindi questa offerta di tutti questi palazzi super lusso, se poi quindi la eccesso di offerta si è poi tradotto in un eccesso di offerta anche negli altri punti di prezzo nel mercato. Quindi da diciamo un anno e mezzo a questa parte abbiamo una situazione dove banalmente c'è più offerta rispetto alla domanda presente nel mercato, quindi i prezzi sono stati leggermente in declino ed ora sicuramente ci sono delle ottime opportunità per chi vuole investire nel mattone a New York. New York è immensa. Dove è meglio investire in questo momento qui e su cosa? Certo. Su che tipologia? Ottima domanda. Quindi dipende dalle tasche. Come dicevamo, chi ha l'opportunità di puntare a un bene di lusso e una proprietà trophy property, come si dice qua, ora appunto ce ne sono molte sul mercato, di conseguenza il developer, il costruttore deve negoziare per poi andare a vendere questi appartamenti di grandi metrature con viste fantastiche su Central Park. Stiamo a Manhattan, quanto bisogna spendere? Dipende, sì. Questa tipologia, sì, è costosa, quindi può essere dai 5 milioni o 7 milioni, eccetera, eccetera. Se restiamo nell'ordine di qualche centinaio di migliaia di dollari, allora i 300, i 400 mila, dove andiamo ad investire? Certo, partirei diciamo dal mezzo milione perché New York per avere un pochettino di scelta, sì, minima, sì. Direi partire con 500.000 di investimento, quindi tutte quelle zone che sono in cambiamento, che sono in evoluzione. Io ho comprato ad Harlem per esempio qualche anno fa, è una di queste zone, è appena a nord di Central Park, sempre all'interno dell'isola di Manhattan. Quindi zone in gentrification, come si dice qui, che sia Harlem, che siano zone di Brooklyn, come Bushwick, per esempio, o anche la stessa Williamsburg, che adesso pareva si chiudesse la linea L della metropolitana, invece adesso sembra chiudere solo la notte, quindi c'è un po' di movimento all'interno di quel mercato dopo queste notizie e disdette che sono avvenute. E quindi anche il Bronx, direi, in questa fascia, in questa filosofia di investimenti in zone in crescita, il Bronx dove... Che sono zone sicure oggi. Esatto. Dei film degli anni 80, che è cambiato molto, quindi soprattutto perché ancora il Bronx presenta punti di prezzo, punti di entrata decisamente più bassi, anche solo rispetto ad Harlem, che è di rimpetto al Bronx, la trovo una scelta interessante per chi ha questo tipo di filosofia. Alcuni accorgimenti dell'italiano che volesse investire a New York. Inizia con identificare, diciamo, più che la proprietà, forse la gente che deve seguirlo, suppongo. Sì, certo, cosa da ricordare è qui è che un agente immobiliare ha accesso a tutto il mercato, perché poi tutti gli agenti del mercato agiscono in co-brokeraggio, certo. Quindi un agente che aiuta... Qui collaborano.
collaborano. Qui collaborano. E devo dire che si collabora in maniera quasi perfetta, sembra incredibile dirlo, però veramente il sistema funziona. Quindi un agente immobiliare parla con un compratore e capisce quali sono gli obiettivi, quindi si parla di una fascia di prezzi di determinate zone, bene, si va a selezionare tutto quanto sia disponibile sul mercato, quindi è visionabile da parte attraverso un agente solo. Quindi sulla base di questo concetto molto importante da capire per chi insomma lavora e si interfaccia con mercati diversi, si può quindi poi andare a vedere e a osservare e a scegliere la cosa migliore nel mercato. Quindi l'agente diventa un consulente vero e proprio. L'agente è in grado di consigliare l'acquirente per quanto riguarda, che so io, la parte fiscale, la parte anche legata alla tassazione futura in caso di vendita, proprio alla contrattualistica del trasferimento della proprietà, il trasferimento dei fondi, cioè c'è già un percorso organizzato? Alcuni elementi sono base e quindi l'agente immobiliare può cominciare a spiegare al cliente questa tipologia di tecnicità, se vuoi. Cioè, servono altri professionisti, Al di là di quello, chiaramente va coinvolto l'avvocato, direi, dal primo momento, che si va a sostituire al notaio, perché qui non esiste la figura del notaio, insieme alla title insurance company sostituiscono la figura del notaio, quindi l'avvocato che spiegherà, dopo un colloquio capirà quali sono le esigenze del cliente, spiegherà con che struttura legale si andrà a acquistare. Parliamo di società sempre, cioè chi viene qui è bene che costruisca una società per evitare poi una tassazione in caso di rivendita totale. Corretto, soprattutto per evitare la tassazione sull'introito dell'affitto, perché la cosa importante da tenere a mente è che attraverso una piccola società LLC, che è simile, se vuoi, alla nostra SRL, si va a dedurre l'ammortamento per 27 anni e mezzo a bilancio. Quindi in buona sostanza, anche se si riceve un affitto, dopo aver pagato le vostre spese di manutenzione mensili, le tasse sull'immobile, real estate taxes, sostanzialmente ci sarà un introito d'affitto, però con l'ammortamento si andrà sostanzialmente ad avere un bilancio probabilmente a zero, se non una leggera perdita su carta, e quindi si andrà invece ad avere una cassa che aumenta senza dover pagare le tasse sull'introito da reddito dall'affitto. Ottimo Riccardo. Allora, per entrare in contatto con Riccardo, indirizzo mail, sito web, cellulare, facciamo questo spottino, dai. +1 per l'America, 917-214-2509, numero di telefono, e l'email è riccardo.ravasini@compass.com. Fantastico, perfetto. Riccardo, grazie mille per l'ospitalità, e magari poi ti offro un drink qui dietro al bar. Anche se sono 10 di mattina, ma fa meraviglioso, fantastico. Il Veneto si fa vedere dal mattino. Anche meglio, va bene. D'accordo, allora un saluto da Gerardo e Riccardo, ci vediamo insomma in occasione del prossimo video. A presto. Ciao.